Mi piace, mi fai venire. Ti ho risposto. Assolutamente sì. Mi fa venire in mente una cosa che non so dove l'ho letta o l'ho sentita dire di Paul Watzlawick, che ricordando la sua infanzia diceva: un giorno disse ai miei genitori, non mi piace la scuola. I miei genitori mi dissero: non ti devi piacere, ci devi andare. E lui disse: beh, effettivamente, ok, ha senso. E peraltro è veramente condito magico, come hai detto tu, il potere del mi dispiace. Io ho visto come spesso, visto nella pratica, sempre applicando il metodo, come spesso poi è un appianatore di conflitti enorme, perché tu dici a tuo figlio: riconosco il tuo stato emotivo, riconosco il tuo diritto ad averlo, quello che ti chiedo è un'altra cosa, devi fare questo, hai diritto a essere scontento, ma questo va fatto. Senti, faccio un'ultima domanda prima della mia ultima domanda che faccio sempre alla fine. Quindi la mia penultima domanda è questa: io diffido dei chiaroveggenti, no? Di chi ci dà prospettive sul futuro, però è anche vero che siamo in un periodo particolare, coronavirus, l'OMS e tanti altri organi ufficiali hanno detto che ci saranno tutta una serie di problematiche che stiamo iniziando a vedere, in particolare diciamo per fascia rischio come bambini, adolescenti e quindi rimando anche genitori e via dicendo. Non ti chiedo che ne pensi del futuro, perché sulle chiaroveggenze non mi ci trovo bene, però ti chiedo cosa ne pensi del presente, cosa stai vedendo tu adesso grazie alla tua esperienza, e cosa ritieni che possa essere utile, quello che magari stai sperimentando anche tu, possa essere utile in questa situazione per chi si trova a lavorare, quindi per psicologi in particolare, poi magari anche insegnanti a cascata come nel libro genitori, per chi si trova a lavorare o più in generale a avere a che fare con i bambini. Cosa stai vedendo e cosa pensi che possa essere utile basato sulla tua esperienza attuale? Quello che sto vedendo principalmente sono tutte le difficoltà legate a due aspetti, direi, principali, ma non racconto nulla di nuovo. L'incertezza, allora, questo sia nei ragazzi sia negli adulti, in questo momento le persone non riescono appunto ad avere una visione del futuro come dire, rassicurante più di tanto, e questo crea grande incertezza con tutte le conseguenze, no? L'ansia, le difficoltà a programmare, questa fatica un po' quasi cronica di mettersi in moto, salvo ovviamente per le persone già particolarmente resilienti, che riescono a prestarsi delle prospettive positive, e questo è sicuramente d'aiuto. E per i ragazzi, oltre a questa incertezza, quello che vedo è come dire, la difficoltà con diverse sfaccettature derivante dalla distanza fisica tra di loro e con gli insegnanti. Questa distanza, quindi questa mancanza di relazione forse diretta, che soprattutto vediamo nella didattica a distanza, quando non si tiene conto del fatto che nella didattica a distanza andrebbe accentuata proprio la parte di relazione, di feedback relazionale, quindi prestare a questo contesto online le caratteristiche, come dire, maggiorate di una relazione che magari in classe passa solo con uno sguardo, ecco, quindi questa difficoltà della relazione, del feedback, dell'avere a che fare con le persone, vedo che sta creando difficoltà, per qualcuno reale disagio, per molti difficoltà in generale, anche nello studio, insicurezze che dove già c'erano prima aumentano e quindi questo è, come dire, un po' il quadro che io nel mio piccolo, perché vivo in una realtà anche piccola, posso, come dire, sto riscontrando. Cosa possiamo fare noi? Allora, mi viene da dire, prima di tutto, in generale, avere fiducia del fatto che i bambini e i ragazzi hanno delle capacità plastiche
incredibili. E quindi mi auguro che nel momento in cui li mettiamo in condizione di normalità o di sopperire a quelle difficoltà tenendone conto, cioè il primo modo per sopperire alle difficoltà è tenerne conto, vederle, parlarne, accettarle, quindi perché qual è il rischio? Il rischio è dire ecco, questo periodo li hanno traumatizzati, li abbiamo persi, quindi ragionare in termini no, di etichettamento, ma tu sei, tu avevi 13 anni nel 2020, 2021, quindi fai parte di sei, io voglio dire questo è quello. E poi l'idea secondo me è proprio cosa possiamo fare. A me per questa parte di lavoro che facciamo premerebbe formare, far capire agli educatori, agli adulti, agli insegnanti proprio questo aspetto che non può essere sottovalutato della relazione, delle emozioni che devono passare quando si ha a che fare con i bambini e ragazzi. Perché troppo spesso lo sottovalutiamo, ho visto, ho sentito parlare un po' troppo spesso di anche solo di didattica a distanza come semplice veicolo di conoscenza. E lì secondo me c'è un grande rischio, perché il rischio è solitudine, lasciare soli sti ragazzi che poi, come dire, possono passare all'atto in maniera particolare per andare a risentire i corpi, no? E questo si inserisce in un momento in cui già è così un po', no? L'online, il gioco online, la chat, la realtà virtuale, già i corpi si sentono meno. Ecco, inserire un po' le cose strane che stanno accadendo, questi che si incontrano per andare a menarsi, a fare le risse, mi viene voglia di leggerlo anche un po' così. Fantastico. Non so se ho una risposta. Mi hai dato una decina di spunti, una decina di altre domande, però cerco di tenermi sempre intorno mezz'ora, 40 minuti totali, certo. Quindi mi fermo qui, poi invito ovviamente a scriverti, andare sul tuo sito per approfondire. Però ti devo fare l'ultima domanda, perché questa la faccio sempre. Sì. L'ultima domanda funziona così: io ti chiedo di immaginare di dover dare un consiglio a degli psicologi per allenare una loro qualche competenza nella vita quotidiana, quindi fuori dallo studio con i pazienti, allenare una qualche competenza che gli possa essere utile per il lavoro con i loro pazienti. Quindi se tu dovessi dare a dei giovani psicologi, o anche non più giovani, dei consigli su cosa potrebbero allenare, in che modo potrebbero allenarlo al di fuori dello studio, quale sarebbe la cosa che gli dovessi allenare e magari quale strategia, stratagemma, esercizio, compito, osservazione faresti? È una domanda molto impegnativa e non lo so, non mi viene di trovare qualcosa di particolarmente originale. La prima cosa che mi è venuta in mente quando tu parlavi è stato il consiglio di Milton Erickson, che magari gli altri psicoterapeuti ti avranno detto. Insomma, sono tre cose fondamentali che dici spesso, anche tu ho sentito dirle in diversi video, osservare. Quindi io credo che questo per uno psicoterapeuta sia molto importante, osservare con l'occhio quasi curioso che ti porta a cogliere i dettagli. A me la formazione da ipnotista mi ha proprio portata a lavorare moltissimo su quello. E quando racconto, cioè quando penso a questo osservare, ripenso spesso quando ero bambina che giocavo con, avevo un gatto, no? La mia gatta Puffy, che penso che mi abbia insegnato moltissimo. Infatti ero ericksoniana molto prima di saperlo, perché quando tu hai a che fare con un gatto, no? E anche tu so che hai Molly,
adesso non so se ne hai anche altri, però quando hai a che fare con i gatti in particolare, perché sono, come dire, meno condiscendenti normalmente dei cani, devi molto modulare il tuo comportamento, perché come dicevi tu, come la mamma fa con i piccoli, lo fa anche con l'adulto, il gatto, no? con l'uomo, che praticamente se tu l'accarezzi dove non vuole o alla fine poi rischia di graffiarti. L'osservare i suoi minimi segnali, no? Il minimal cues, diremmo, mi ha insegnato tantissimo per capire cosa gli faceva piacere, dove stavo sbagliando, quando magari gli avrebbe graffiato. Io credo che noi con i nostri pazienti o clienti dobbiamo allenarci ad osservare laddove andare, essere guidati dai feedback che ci danno, che sono poi le emozioni che si, come dire, esprimono attraverso il corpo, e per fare un buon lavoro. Quindi mi viene da dire questo, non so se può essere utile. Lo è assolutamente, peraltro non importa l'originalità, ma importa come vengono declinate certe cose, quindi assolutamente utile. Peraltro nessuno ha parlato, non nelle mie interviste, quantomeno dell'osservare relativo a bambini e adolescenti, quindi no, lo trovo estremamente utile. E mi piace anche l'esempio del gatto, ovviamente, perché ora sono due, sono Polly e Lio. E Lio peraltro è piccino, quindi ecco, questi sono i segni di quando io non lo osservo, vedi, che non tengo conto dei suoi limiti, ma lui mi insegna a farlo. Franca, grazie, è stato innanzitutto un piacere poi ritrovarci, richiacchierare un pochino. Penso che sarà veramente, lo credo davvero utile come intervista. Penso che lascerà anche tanta insoddisfazione, perché chi la vedrà vorrà saperne di più. Quindi io rinnovo ovviamente a leggere il libro, Aiutami a diventare grande, di EPC Editore, un libretto super agevole, eppure qua c'è tutto quello che serve per, anche per mettere in pratica. Poi tu fai anche supervisione, se non mi ricordo male. Sì, quindi, esatto, compatibilmente con l'agenda di Franca, potete anche rivolgervi a lei. Per i tuoi contatti c'è ancora strategicando.it. Sì, c'è proprio anche www.aiutamiadiventaregrande.it. Vero, vero. Dove si parla, adesso il blog non è proprio aggiornatissimo, però ci sono tutti i miei e i nostri contatti in realtà, però si trova con Franca Scarlaccini, insomma, vengo fuori. Si trova, vieni fuori, perfetto. Franca, di nuovo, grazie mille, spero di riabbracciarti presto, quindi magari qui a Roma o su in Valle d'Aosta, e un abbraccione a te e a tutta la famiglia. Grazie a te. Ciao. Ciao.